Ho detto prima che il potere non può prescindere dalla paura e non può prescindere dalla separazione. È parte del potere, paura, separazione. Quindi partiamo dal fenomeno separazione. Cosa vuol dire separazione? Che io mi sento separato dalla natura, mi sento separato dagli altri. Vedete, nella visione orientale noi siamo come gocce all'interno del mare, ma non siamo separati, siamo parte di qualcosa di più grande. Ci possiamo individuare, ma non siamo separati. Nella visione occidentale il mare è la natura e noi dove siamo su un vascello fragile che può naufragare in qualunque momento. Bene, nella visione occidentale noi siamo separati dalla natura, nella visione orientale noi ne siamo parte. E questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio è quest'altro. Non ci separiamo soltanto dagli altri, dalla natura, ma ci separiamo da noi stessi. Cioè ci separiamo dal nostro corpo, ci separiamo dal flusso delle nostre emozioni, dal flusso delle nostre sensazioni. Non è affatto raro, anzi piuttosto comune, trovare persone che hanno il cuore da una parte e il sesso dall'altra, o il cuore da una parte e la mente dall'altra. Anzi, è piuttosto comune. Com'è il rapporto quindi col corpo? Il rapporto tra l'io, lo metto qua per semplicità, mettiamo che l'io stia a questa zona qua. Il rapporto tra l'io e il corpo diventa un rapporto di questo tipo. Io, corpo, ecco qua, l'io cerca di dominare il corpo e metterlo al suo servizio, il corpo diventa uno strumento dell'io. E allora può essere che l'io dica: ma a me non piace sto corpo, ne voglio un altro. Così quando c'hai una macchina che funziona più bene te ne vuoi comprare un'altra. Oppure può darsi che tu dici: ma io non volevo questa macchina, ne voglio un'altra, la devo modificare, chirurgia estetica. Allora, nel momento in cui c'è la separazione io e corpo, nascono tutte le problematiche relative alla dismorfofobia, a non vedersi belli, a vedersi brutti, a vedersi tutte queste cose che sono ben note. Quindi, bene, analizziamo più a fondo però cosa vuol dire rapporto io-corpo. Perché si dice: ah, ma sì, cioè io non sono dismorfofobico, io mi guardo allo specchio, mi piaccio, ah, per carità, io ho un ottimo rapporto con me stesso. Sì, però c'è male la cervicale, sì, perché lavoro tante ore al computer. Beh, mica così. Com'è che viene il male alla cervicale? Com'è che viene male alle spalle? Com'è che viene male al fondo della schiena? Allora, il corpo umano, come qualunque altro corpo animale, è costruito molto, molto bene da un'evoluzione che ha impiegato miliardi di anni. Quindi è qualcosa di altamente perfezionato. Quando ti siedi al computer, se sei attento, ti accorgerai che dopo un po' avrai delle sensazioni sgradevoli in qualche parte del corpo. E se sei attento, cambi posizione. Ti alzi, cambi, fai qualcosa. Ma siccome sei centrato, il tuo io vuole finire di fare una cosa, non si accorge delle sensazioni. Non perché non se ne può accorgere, ma perché le taglia proprio via. Allora qui distinguiamo tra due tipi di osservazioni del mondo. Una prima può essere vista così, 360 gradi, che parte dall'osservazione del proprio corpo a 360 gradi e del mondo intorno a 360 gradi. Questa possiamo chiamarla consapevolezza. Poi c'è un'altra visione, che è questa. Io voglio raggiungere questo obiettivo, sono totalmente concentrato qua, guardo solo a questo. E cosa faccio? Taglio via tutto il resto. Questa possiamo chiamarla concentrazione. Se taglio via tutto il resto, questa visione concentrata la possiamo definire come visione a tunnel. Io vedo solo questo. Vedo solo il punto di arrivo, vedo solo che voglio arrivare al punto X. Quindi le sensazioni del corpo, le emozioni, i sentimenti, qualunque altra cosa vengono tagliati via perché sono vissuti come disturbi